Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. And I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty, your honor. That's just how we live in my genre. When the hell them paved the road wider? There's only one blow and one rider. I'm a damn shame, order more champagne. Pull a damn hamstring, tryna put it on ya. Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a little longer. Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. Il Centrocalcio si aggiudica la finale playoff di prima categoria battendo un combattivo Ristorlettere che ha dato filo da torcere fino alla fine alla formazione del presidente Pezzuti. Ma sono proprio gli ospiti a rendersi pericolosi per primi al quarto minuto con Acanfora che entra in area dalla destra, ma il tiro termina di poco al lato della porta difesa da Margiotta. Al 21esimo minuto si fa vedere il Centrocalcio con Somma servito da Rossi, ma il tiro dell'attaccante termina sull'esterno della rete. Al 38esimo punizione di Parisi dai 25 metri e grande parata di D'Antuono che respinge la palla. Al 44esimo occasionissima per il Centrocalcio con Santosuosso che con un pallonetto supera D'Antuono, la palla colpisce la traversa e sulla ribattuta Somma non riesce a trovare l'attimo giusto per ribadire la palla in rete. Ad inizio ripresa passano solo 6 minuti e il Ristorlettere si porta in vantaggio. C'è un calcio di punizione dai 16 metri, Ruocco prende praticamente la mira e centra l'incrocio dei pali alla destra di Margiotta e porta in vantaggio la formazione ospite. Il Centrocalcio va in grande difficoltà e in due occasioni rischia di subire il secondo gol, ma nel momento peggiore della squadra del presidente Pezzuti arriva comunque il gol del pareggio. C'è un'azione centrale di Manganelli che serve in profondità Santosuosso, il numero 11 entra in area e sull'uscita di D'Antuono scarica tutta la sua rabbia su questo pallone e dunque porta la squadra sull'1-1. A questo punto il Centrocalcio ci crede e al 34esimo capovolge il punteggio. È ancora Santosuosso che dalla sinistra si accentra e trova una splendida giocata con il pallone a giro che si insacca per la seconda volta alle spalle del portiere D'Antuono. E l'apoteosi che porta la squadra del presidente Pezzuti a questa grandissima festa, la squadra appunto del Centrocalcio riesce a mantenere il risultato di vantaggio fino alla fine e al fischio dell'arbitro grande festa e il Centrocalcio che per la prima volta nella sua storia accede al campionato di promozione. Una sofferenza dal primo all'ultimo minuto, poi è arrivata la gioia, è un momento importante il campionato di promozione. Sì, è stata una partita molto sofferta, però l'importante è che alla fine ce l'abbiamo fatta. 90 minuti lunghissimi e sofferenti, però alla fine ce l'abbiamo fatta, questo è l'importante. Una dedica particolare per questa vittoria? A mister Marcello che ci ha seguito per tutto il campionato, sicuramente. L'anno prossimo il campionato di promozione è un campionato importante, però il... Un campionato importante è quello dell'anno prossimo di promozione, però il Cilento ci sarà sicuramente tra i protagonisti. Sì, cercheremo di fare una bella squadra per essere il primo anno, cercheremo comunque di far sì che non sia un campionato sofferente, cerchiamo di fare il nostro meglio. Abbiamo gli under della nostra scuola calcio e cerchiamo di sfruttare appunto i ragazzi del territorio. Santosuosso, una partita importante, una doppietta e una dedica importante, vediamo. Memorabile perché chiaramente abbiamo vinto il campionato ed è dedicata ad Andrea, un amico che purtroppo ha fatto un incidente e sta lottando. Grande. Due reti, una più bella dell'altra, due palloni messi in mezzo da due compagni, bastava spingere e l'hai spinta nel modo giusto. Grazie a loro che ho fatto due gol, ci volevano, è merito tutto loro. Merito veramente. Tutto tuo.
Allora, mister Guariglia, una vittoria importante, una vittoria che si aspettava dopo un campionato imbattuto. Una vittoria sofferta, sudata e anche bagnata, oltretutto. No, questo gruppo meritava di andare in promozione, in quanto abbiamo fatto 78 punti, dovuti a 24 vittorie e 6 pareggi. La migliore difesa del campionato e il secondo migliore attacco. Quindi c'erano tutti i numeri e i presupposti affinché questa squadra raggiungesse l'obiettivo della promozione. Ed era un peccato non coronarlo qui in casa, soprattutto perché avevamo 2 risultati su 3. Non era facile sicuramente, perché giocare con 2 risultati su 3 è un po' difficile gestire la cosa. E il merito a tutti quanti questi ragazzi che hanno fatto un grosso sacrificio venendo fino qui a Mignano ad allenarsi 3 volte a settimana. E quindi questa vittoria è soltanto per loro. Tutte le vittorie sono belle, anche in terza categoria, ma qui vincere in questo contesto dove la maggior parte del gruppo viaggiava è stata ancora più faticosa, perché sotto la pioggia, sotto il freddo, sotto i 40 gradi di oggi, hanno dimostrato ancora, oltre ad essere dei discreti calciatori, dei ottimi calciatori, sono anche degli uomini affidabilissimi. È stata più difficile la gara di oggi o quella del Sassano? È stata più difficile la gara col Sassano, perché noi venivamo da 4 settimane ferme, perché avendo fatto il secondo posto con un ampio margine di vantaggio non abbiamo fatto la prima fase dei playoff. Oltretutto l'ultima giornata di campionato non l'abbiamo giocata, quindi venivamo da 4 domeniche e non è facile ricominciare a giugno sotto il caldo una partita di 90 e poi è successo proprio di 120 minuti. Quindi io avevo paura del Sassano, anche perché la cabala ci andava contro, perché noi abbiamo vinto sia l'andata e il ritorno. Loro venivano da una situazione emotiva diversa dalla nostra, che a dicembre diciamo avevano quasi smantellato, poi si sono ripresi e hanno galoppato fino a raggiungere i playoff. Noi invece abbiamo lottato fino all'ultima giornata per vincere questo benedetto campionato, quindi eravamo anche logori e stanchi mentalmente. Quindi avevo paura più di un calo mentale che di un calo fisico, però alla fine è avuto pure il valore dei ragazzi. Giancarlo Falcione, direttore sportivo del Cilento Calcio, una dedica particolare a questa vittoria. Sì Nicola, è sempre doveroso a un anno dalla scomparsa del carissimo amico e fratello Marcello Vaccaro. Mi sembra doveroso un saluto e un pensiero particolare, perché lui sicuramente oggi ha gioito dall'alto. Questa squadra, questa società è stata praticamente iniziata da lui insieme alla famiglia Pezzuti, hanno voluto questo progetto e oggi sicuramente lui meritava di essere qua, perché l'ha sempre voluto, l'ha sempre desiderato questa cosa. E un po' di commozione mi prende, perché Marcello per me era un fratello, lui mi chiamava fratello, altrettanto io con lui, e quindi un pensiero particolare, un grazie poi al presidente Pezzuti, alla famiglia Pezzuti, a tutti i collaboratori, ai ragazzi che sono stati eccezionali, una squadra imbattuta, una grande soddisfazione e meritatamente penso di aver meritato effettivamente questo campionato e questa promozione per il prossimo anno. E grazie a voi di 105, sempre attenti verso di noi. Grazie. Luigi Guerra, Capultrà, una vittoria importante, una vittoria che ci voleva per questo territorio, per un campionato importante. Sì, infatti ci voleva davvero, perché questo territorio ha mostrato tutta la passione per questa squadra, veramente ce l'abbiamo messa tutta e alla fine abbiamo vinto, anche se è sofferto. Una vittoria che a un certo punto è stata quasi in discussione, la compagine avversaria si è resa conto che poteva arrivare a questo risultato. C'è stato un momento in cui la vostra squadra ha sofferto veramente? Sì, ha sofferto, però poi con il grande tifo e soprattutto con i grandi giocatori siamo riusciti a riprendere la partita e anche a vincerla. Veramente fantastici ragazzi. Fantastici. Che squadra ti aspetti per l'anno prossimo nel campionato di promozione? Ma noi speriamo, come già ci dice il presidente, a grandi ambizioni. Anche l'anno prossimo faremo un campionato da protagonisti, sicuro. Lorenzo Margiotta, dopo un grande campionato, una grande partita, sei stato determinante con quella parata che ha permesso alla squadra di vincere la gara a tempi regolamentari. No, io credo che siamo stati veramente tutti determinanti. Questa partita è stata veramente il coronare un sogno iniziato 9 mesi fa
E quella è stata semplicemente una piccola parte che ho fatto per vincere questa partita e questi playoff che per noi erano fondamentali, vedendo come è andato il campionato, voglio dire. C'era una dedica particolare anche sotto la tua maglietta, quella parata che era un gol. Diciamo che la tua parata corrisponde a un gol, quindi anche tu hai realizzato il tuo gol. C'era una dedica particolare, chi era? La dedica va a un nostro carissimo amico, ad Andrea, che questa settimana ha subito un grave incidente, adesso sta lottando e noi siamo vicini, e anche come ha fatto Francesco Santosusso, volevamo dedicare questa vittoria non solo alla nostra squadra, che lo meritiamo, ma anche a lui in questo momento, perché il pensiero principale per me attualmente va a lui, quindi questo era il nostro pensiero. Margiotta, che campionato sarà? Ci sarai l'anno prossimo nella squadra del Cilento Calcio, e che campionato sarà? Ci sarò, sicuramente, cioè lo spero, nel senso che dopo aver coronato questo sogno, soprattutto per la dirigenza che si merita sicuramente palcoscenici diversi, e vediamo che cosa facciamo, spero di sì, anche perché l'ambiente è quello che è, mi trovo bene, sto bene qui, e poi dopo un'annata del genere penso che fare un ottimo campionato di promozione sarebbe la miglior cosa, penso. Penso che è quello che il presidente anche si aspettava inizio campionato, e noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa.